Sempre Club Italiano Cane di Razza, siamo all'Internazionale di Ponte Cagnano. Questa internazionale è stata fortemente voluta dalla città di Ponte Cagnano per portare all'interno di questa città appunto quello che è il progetto del Club Italiano Cane di Razza con tutti i suoi amici. Oggi ci sarà veramente una bellissima giornata, tantissima affluenza e tanti bei soggetti. Cosa particolare di oggi? A parte la nostra giuria di grande qualità, abbiamo un esperto giudice dell'FCI che oggi giudicherà questo evento per noi. Ha voluto abbandonare il mondo dell'FCI per entrare nel mondo della cinofilia alternativa. Subito dopo il Bestie Show, un poco prima, riusciremo a estrapolargli un po' di intervista. Quindi sarà un vero piacere vederlo all'opera. Cosa dire? I nostri ringraziamenti ovviamente dobbiamo farli a chi ha permesso tutto questo e ci ha ospitato nella bellissima città di Ponte Cagnano Faiano, il sindaco Giuseppe Lanzara. No, innanzitutto per me è un piacere, oltre che un onore, ospitare questa manifestazione che è sempre più importante. Mi auguro che l'anno prossimo sarete di nuovo nostri ospiti, nostri graditissimi ospiti. È un'iniziativa che coinvolge ovviamente tutti gli appassionati del mondo degli animali, in particolare dei cani, e quindi ovviamente questo, come un po' tutta questa amministrazione nuova e giovane, sarà sempre più proiettata e attenta al mondo ambientalista e animalista. Quindi per noi, ripeto, è davvero un piacere e un orgoglio poter ospitare manifestazioni come la vostra. Thank you.
Allora, siamo giunti quindi al momento del best, il momento fatidico dove tutti quanti attendono un attimino di ritirare quelle che sono le coppe messe in palio, ma soprattutto alla fine della giornata che è stata veramente difficile per i tanti cani che sono intervenuti oggi, ma abbiamo avuto il piacere di avere una persona d'eccellenza oggi, direttamente dall'India, un giudice che ha fatto tanto nel mondo FC, che oggi invece ha preferito scegliere il Club Italiano Cani di Razza per la sua selezione e tutto quello che riguarda il suo modo di esporre. Allora, Pace, do you like this method for dog show? Of course, it's my passion, and this morning to afternoon I really salute your organization because it's so much assembling and people are really good, the handlers are good, it's an opportunity to see quality dogs through ICBD. I am really happy and feel honored to be in the midst of all of you. It's my pleasure. Pratica, nella traduzione complessiva si è parlato di quello che è la genetica. Non c'è un tipo di razza che può piacere o non può piacere, ma maggiormente si lavora sulla genetica. E a lui quello che piace tanto è che qui in Italia si sta lavorando con il Club Italiano Cani di Razza sulla genetica, quindi sul controllo delle patologie latenti nelle razze. Perfect, very nice. Thank you for you yes, in Italy. Thank you. Thanks. Allora, siamo qui adesso rilassati nel termine di quella che è stata la manifestazione internazionale della giornata e devo dire che tanti sono stati i cani oggi iscritti, ma soprattutto tanta è stata la qualità come sempre. Ovviamente ringraziamo l'ente cinofilia italiana ENCI per fare bene il suo lavoro e quindi contribuire a mandarci sempre più cani all'interno dei nostri ring. Ma una cosa, come si dice, un pelo sullo stomaco ce l'ho e vorrei un attimino mostrarlo. Volevo chiedere al presidente Dino Muto se ci sta ascoltando, sicuramente gli arriverà questo videomessaggio. Volevo chiedere, si esponga pubblicamente e ci dica un attimino se è vera la voce che sta andando in giro dove tanti allevatori contattano altri allevatori per dirgli che e venire alle gare ICBD non è una cosa ben vista in ENCI, ma soprattutto che darebbe la possibilità di squalifica per 8 mesi dai campionati ENCI. Quindi se esiste effettivamente questo regolamento, lo rivediamo insieme in quanto è anticostituzionale e contro l'associazionismo. Se questo non è vero, quindi non esiste questo regolamento e le persone sono libere di investire i propri soldi o le loro passioni dove vogliono, lo dica pubblicamente, giusto per una questione di correttezza. Il Club Italiano Cani di Razza ovviamente come sempre non ha mai attaccato l'ENCI e non inizierà oggi certo a farlo. Quelli che hanno sempre attaccato l'ENCI sono stati le persone che ci sono ancora all'interno,
i propri seguaci che ad ogni occasione dicono la loro. Cosa ne pensa, dottor Retta, di questo fatto? Sicuramente il presidente Lenci provvederà a smentire questa voce, perché è una voce che non ha nessun senso, né da un punto di vista sportivo, né praticamente da un punto di vista, appunto, come dicevi tu, costituzionale. Insomma, non credo che questa cosa sia possibile. Questa cosa eventualmente potrebbe, qualora fosse possibile, sarebbe possibile solamente praticamente per i delegati, non certo per gli allevatori, gli appassionati o gli espositori, che secondo me sono liberi di partecipare a qualunque manifestazione di qualunque ente, a maggior ragione di quelle dell'ICBD. Io confermo tutto quello che ha detto il dottor Retta, sono veramente costernato di questa situazione, perché comunque ne va del buon nome anche dell'Enci, perché comunque allevatori che dicono ad altri di non andare in altre manifestazioni cinofile è veramente una cosa assurda. Non ci voglio credere, veramente non ci voglio credere, anche perché partecipo anche io alle gare Enci, quindi cioè, è veramente una cosa assurda. E detto questo, io ovviamente poi ascolterete questo messaggio, adesso lo ascoltiamo giusto per far capire che non sono paranoie di un presidente di un'associazione cinofila, ma sono fatti concreti, cioè questa è una cosa che sta andando avanti e alcune persone, non so se per paura o per qual motivo, ci credono, cioè persone che credono questo. Scusi, volevo sapere, ma è vero che se partecipo a gare ICBD mi squalificano per non so quanti mesi da Enci? Grazie. E ti spiego il perché non posso mica venire. Lì abbiamo una regola ben precisa dell'Enci dove noi non possiamo mica partecipare all'ICDB, come si chiama. Oh, io cancio la sospensione di 8 mesi. Io ci metto che la stanno dicendo. E poi oggi visto il fatto che chi frequenta i gare dove il CBT e il social CBT 8 mesi squalifica. Allora, innanzitutto ci terrei a scusarmi con le persone che magari hanno intravisto un po' di rabbia nel nostro pensiero. Non è tanto rabbia, è delusione nel fatto che tante persone oggi non sono intervenute e potevano intervenire tranquillamente soltanto per una paura o non so che cosa. Alla fine, quindi quello che avete sentito, speriamo che ci sia una risposta ufficiale e ripeto l'invito a voler rispondere in merito. Ovviamente il prossimo evento, oltre a quella di Monselice, ci sarà la tappa dell'8 dicembre, che è il Christmas Dog, un evento che l'anno scorso ha riscosso veramente tanto successo e quest'anno speriamo si rinnovi con numerosi premi e soprattutto numerose persone. Presidente, andiamo? È finita l'esposizione? Andiamo, andiamo. E dove andiamo? C'è da smontare tutto qua. E se non lo facciamo noi, chi lo fa? Tanta fatica per organizzare questi eventi, tanto sacrificio per pubblicizzarli, grandi investimenti per portare moquette, allestimento, segreteria. Ma in fondo quello che vogliamo noi che cos'è? Fare grandi eventi. E a che fine? Per far vedere che siamo bravi, per far vedere che il CBD si sta impegnando e sta dicendo alle persone venite ai nostri eventi, per conoscere quello che in realtà è il nostro vero progetto. Perché di quello si tratta, di un vero progetto, progetto di sana cinofilia. Perché quello è stato, in fin dei conti, sempre il mio sogno, realizzare la sana cinofilia. Oggi io vorrei invitare semplicemente gli allevatori a fare una riflessione e a pensare al perché c'è stato bisogno in Italia della nascita di questo club. Se tutto andava così bene e nessuno si lamentava, perché è nato il CBD? Per contrastare cosa? Per risolvere cosa? Non è dunque vero che ci sono cani malati, geneticamente malati? Quindi vi chiediamo soltanto di non ascoltare il vicino di casa o l'amico che vi dice non andate a quell'evento perché poi succede questo o quell'altro. Provate, venite a fare un nostro evento, venite a capire cosa facciamo, come montiamo tutto questo, come lo facciamo con amore, come lo facciamo con passione. Arriveremo presto, arriveremo al dunque. Io spero soltanto di riuscire in quello che è il progetto e di rivedere una sana cinofilia, dove le famiglie accalcavano i ring. Ma non ci perdiamo in chiacchiere. Arrivo!